conferenza stampa per chi ha risollevato le sorti della Capri Napoli dal 2003 a questa parte, ovvero Luciano Cotena, che quest'anno celebra le 20 edizioni organizzate consecutivamente. Ma come nostra consuetudine, assessore, io partirei con un video che l'organizzazione ha fatto realizzare proprio per tracciare quelli che sono, come dire, i punti salienti delle scorse edizioni, ma soprattutto della edizione di domenica 4 settembre. Torna la Capri Napoli, 57esima edizione, parliamo di questa iniziativa sportiva che coinvolgerà tantissimi atleti da tutto il mondo. Sì, sicuramente un evento come sempre ai massimi livelli, un evento internazionale a livello mondiale che vedrà partecipanti tanti campioni. Ci siamo impegnati tanto anche quest'anno, per me sarà la 20esima edizione della Capri Napoli, quindi sicuramente un bel traguardo, ma ovviamente il traguardo è ancora più bello perché riusciamo a portare qui a Napoli tanti campioni. Quest'anno ce ne saranno 20 in gara, ritornano tanti atleti che in passato, anche per le problematiche legate agli ultimi anni della pandemia, non erano riusciti ad avvenire, quindi sarà una gara di grandissimo livello. La cosa bella è che in gara avremo nuovamente un napoletano, Mario Sansullo, che era in gara ai 25 km agli europei a Roma. Purtroppo sappiamo come va a finire, un po' una problematica, li hanno tirati fuori dal mare, non assegnando le medaglie, quindi lui, come altre persone che erano in gara, potranno rifarsi qui alla Capri Napoli, e per questo ci sono tanti motivi per essere interessati alla competizione. Che cosa hai provato quando ti hanno sospeso la gara? Ebbene, in un primo momento rabbia, perché comunque mancavano all'incirca 50 minuti, un'ora, quindi potevamo tranquillamente concludere la gara. Poi il giorno dopo tanta delusione. Dovrò sicuramente veicolare queste emozioni in questa gara per poter fare bene. Che difficoltà prevedi? Non so, per me è la prima volta, quindi sono pronto a tutto, siamo nuotatori di acque libere, quindi ci adattiamo facilmente a ogni situazione. Sono pronto, vedremo domenica, sicuramente ce la metterò tutta, vedremo domenica come andrà. Allora, assessore, una Capri Napoli che vi vede protagonisti come comune. Sì, finalmente dopo un anno di stop abbiamo ripreso, sono molto felice. Per noi lo sport a Napoli è fondamentale, uno strumento naturale come quello del mare deve necessariamente essere utilizzato, lo utilizzeremo anche per fare altre iniziative relative al mare, e l'intento della nostra giunta è quello di riportare al centro lo sport a Napoli, di farne anche uno strumento, un veicolo di turismo e di cultura, cosa che probabilmente non è stato mai fatto fino ad ora, perché abbiamo beneficiato delle bellezze naturali e della appunto naturalezza del far funzionare le cose. Adesso invece abbiamo intenzione appunto di metterlo al centro e di farlo diventare davvero anche un volano importante per l'economia napoletana. Lei parlava di poter utilizzare la città di Napoli per eventi sul mare, quali pensa che possiamo realizzare? Anche eventi di motonautica, gare nautiche, che evidentemente da un po' che non ci sono, ma sicuramente in piena sicurezza andiamo a fare. Cioè, Napoli deve diventare e deve tornare ad essere al centro della politica anche sportiva italiana. Professor Schese, il suo ruolo nella Capri Napoli? Il ruolo della Capri Napoli è un ruolo ovviamente di coordinamento sanitario,
per quanto concerne l'assistenza agli atleti che parteciperanno a questa importantissima manifestazione. Ovviamente dobbiamo tenere conto che è una gara di nuoto molto particolare su 36 chilometri, quindi potete immaginare nuotare per 36 chilometri con mare che sicuramente potrà avere anche degli sbalzi, quindi potremo trovarci anche in una situazione di mare relativamente mosso. Può comportare ovviamente dei rischi per gli atleti, benché questi atleti siano abbondantemente allenati e in grado di poter far fronte a qualunque tipo di evenienza. Comunque noi siamo presenti con un'idroambulanza della Humanitas e cercheremo di dare tutto l'apporto possibile per questi atleti che partecipano a questo importante campionato mondiale. Cambiando argomento, si parla ancora di Covid, c'è un basso numero di ospedalizzazioni, ma si pensa che a fine settembre possa ritornare nuovamente la presenza del virus in maniera massiccia in città con la riapertura delle scuole. Per il momento la situazione Covid è una situazione assolutamente sotto controllo. Naturalmente il Covid ci ha insegnato a non essere particolarmente tranquillizzanti, perché abbiamo visto che le ondate si sono susseguite con una certa frequenza in relazione alla presenza di queste cosiddette varianti. Per cui, benché al momento la situazione sia più che sotto controllo, bisogna essere sempre vigili e in attesa di poter far fronte a eventuali nuove situazioni che dovessero venirsi a creare. C'è poi il problema vaiolo delle scimmie e poliomielite, che negli ultimi giorni ha avuto nuovi casi in Italia. Sicuramente queste sono altre due patologie che stanno cominciando ad emergere, però darei a questo aspetto più un risalto di tipo mediatico che di tipo sanitario. Non mi preoccuperei in questa fase eccessivamente di queste due new entry che stiamo avendo nel panorama sanitario. Quali sono i consigli che possiamo dare ai cittadini, soprattutto adesso che ricominceranno le scuole? E i consigli sono sempre quelli di una igiene personale adeguata, di un distanziamento, dell'utilizzo laddove ci dovessimo trovare in situazioni di particolare assembramento di popolazione, dell'utilizzo della mascherina. Come mai partecipate alla Caprinapoli? Quest'anno finalmente il sogno si è avverato con la nostra ambulanza del mare, unica in Italia, un vero e proprio centro di rianimazione su un'imbarcazione di 10 metri che permette alla gara di dare la tranquillità e la sicurezza totale dei partecipanti. Avremo a bordo il professor Schese, che tecnicamente sarà lui a coordinare tutte le operazioni, avremo altri medici, infermieri e sarà una gara in sicurezza. Presidente, il CONI è sempre in prima linea, anche oggi sulla Caprinapoli. Quali eventi avremo in campagna di rilievo? Ma fortunatamente dopo il periodo della pandemia, dell'uscita dalla pandemia, stiamo recuperando il tempo perduto. Questo è il primo di uno dei grandi eventi che noi come CONI sosteniamo, patrociniamo e cerchiamo anche di aiutare. Una serie di eventi sono in programma, eventi che riguardano tutte le federazioni, la scherma, il judo, la pesistica, e noi tutti questi eventi li vogliamo inserire negli eventi ufficiali del nostro programma in cammino verso Napoli, capitale europea dello sport 2026. Noi come CONI, insieme al Comune di Napoli e all'assessorato allo sport, abbiamo programmato tutta una serie di eventi, sia culturali che sportivi, proprio di avvicinamento e di appoggio a questa candidatura.